Allora, Pedro Sezzi, una battaglia interminabile, questa manifestazione della Coppa Lega Futsal Amatori, la vittoria va a questo punto al centro sportivo La Siepe. Forse è mancato qualcosa in più, l'assenza forzata di Pisano, poi voi avete tentato il tutto per tutto, non ci siete riusciti. Purtroppo è così, loro erano di più, è stata una bella competizione, ci siamo divertiti, abbiamo perso, purtroppo è così, erano di più. Si riesce anche in queste manifestazioni, soprattutto che sia un campionato amatori, a vedere veramente un bel gioco. No, infatti devo fare complimenti agli avversari, una bella squadra, hanno giocato molto bene, purtroppo è così. Devo fare complimenti perché è un bel gioco, bei movimenti, tutti molto bravi e complimenti. Cristian Carpiuk, arriva una vittoria sentita, la volevate a tutti i costi, il primo trofeo stagionale per il centro sportivo La Siepe. Buonasera, buonasera a tutti, sì, infatti sono parecchi anni che corriamo appresso a sta coppa, finalmente siamo riusciti a vincerla. È stata tosta, una giornata molto molto impegnativa, ma ce l'abbiamo fatta. Ecco, iniziati stamattina la prima parte della qualificazione, si arriva in semifinale, scegli di non andare nella prima partita, quella della semifinale in campo, e scegli Marin Sofri a bordo campo, e poi però arriva la meritata accesso in finale. È vero, siamo in due, tutte e due stiamo a fa bene, anche Marin sta in una grande forma, sta bene, fa bene, se la merita tutta quanta la semifinale lui. Allora, al di là di questa vittoria che arriva in questa finale, comunque sono anni che la Lega Futsal Amatori regala grandi prestazioni da ambo i campi, nonostante che sia un gioco, come viene soprannominato, amatoriale. Sì, no, l'amatoriale, quando qualcuno dice che è amatoriale ci sono anche le virgolette, perché l'intensità è molto alta, le partite sono tutte quante di grandissimo livello, e è una bellissima esperienza. Allora, con il direttore generale del Città di Anzio, grazie per l'ospitalità a nome di tutte quante le squadre e soprattutto di tutta l'organizzazione, perfettamente riuscita. Una giornata intensa con l'amatoriale della Lega Futsal Amatori. Uscite voi come squadra partecipante nella semifinale, però ve la siete giocata fino all'ultimo istante. Guarda, è un piacere ospitare queste manifestazioni. Da questa mattina è stata una grande manifestazione con 8 squadre correttissime. È un piacere per noi aver ospitato questa Coppa di Lega. Ma soprattutto in campo, bel gioco, divertimento, veramente entusiasmante fino all'ultimo istante, ma una grande partecipazione. Si è parlato di un folto pubblico presente sugli spalti ad incitare qualsiasi formazione, quasi come ad essere un po' invidiosi dell'altra. Quella è la vittoria più grande, penso, per questo sport, vedere tanta gente che segue queste squadre, anche se amatoriali, ma lo sport. Ecco, lo vogliamo rimarcare questo discorso, tutti dicono amatoriale è un torneo così tra bar, ma in realtà veramente si possono vedere belle cose. Devo dire che il livello è stato veramente alto per essere un torneo amatoriale, c'erano giocatori che hanno fatto anche categorie C1, C2 di calcio a 5, è stato veramente un bello spot per il calcio a 5.